Benvenuti a San Vensana, adesso lo possiamo dire davvero benvenuti in quella che per qualche giorno sarà la patria del biliardo 39° gran premio di Goriziana. A raccontarvelo qua con me il mio inseparabile socio, Nicola Biondi. Buonasera Gianluca, ma soprattutto una calda buonasera ai nostri amici di Billiard Channel. Sotto la fida regia del nostro regista Mirko Bianchi, agli ordini del, dell'arbitro eh, Luciano Gerlo, vedete due contendenti, alla sinistra del teleschermo Mario Papini e invece quasi al centro del teleschermo, che si sta preparando al tiraggio alla banda, Fisso Maggio. Eh sì, il, il ritorno, lo possiamo dire, di questo giocatore che ha scontato... La sua squalifica è durata un anno in questa batteria di qualificazione, perché oggi è ancora giornata di qualificazione, è arrivato fino alla finale e se la contende con il sempreverde Mario Papini, uno dei capi scuola della scuola toscana. Mario. Avete visto anche la telecamera soggettiva e l'operatore che ha la telecamera soggettiva, e lo ringraziamo per la sua collaborazione in questa manifestazione con BDH Channel, è Franz Gagliardi Franz Gagliardi, un, un ottimo fotografo, anche. Eh? Delle fotografie eccezionali, degli scatti, dei momenti presi da Franz. Veramente veramente belli. Come bello è il nostro set televisivo. Eh, rivisitato almeno in grandezza, perché qui c'è la possibilità eh, di spazio chiaramente nel palais. Questo splendido colpo d'occhio su quello che sarà il teatro di grandissime sfide. Vediamo chi sarà il successore di Andrea Quarta. L'anno scorso fu lui ad aggiudicarsi per la quarta volta il Gran Premio di Saint San Vincent in finalissima contro Daniele Montereali. Che proprio da lì prese l'abbrivio per riconquistare la categoria dei nazionali pro. Dopo l'acchito perfetto, angolo angolo di maggio, gli risponde Papini con questo accosto di più sponde, eh, la tocca un paio di volte Mario. Alla fine per lui le biglie non si dispongono molto bene perché offre a maggio subito una conclusione di calcio di candela dalla corta potrà mantenere le biglie in difesa diagonale e marcare anche possibilmente molti punti. Peccato per lui che ne realizza solo 4, ma non mi è piaciuta questa forza. Per lui. Sì, è partita una forza abbondante qua a fisso che realizza soltanto i due interni. Non trova difesa e Papini attaccherà questa posizione di due sponde di medio effetto, corta lunga. E Papini fa circa l'entrata massima ma non realizza nessun punto, era difficile entrare così tanto? Eh? Relativamente, eh? è un po' caratteristica di questo vigliardo che tende ad aumentare questi, questi ingressi, chiaramente come sempre il set televisivo il biliardo televisivo è un biliardo di nuovo, nuovo cioè. e quindi ha queste corte che respingono un po' di più e facilitano l'ingresso, un po' impreciso. Maggio nella sponda biglia successiva. Rimane di fisso. Trovare in pallo rimane di fisso. Papini decide di affondare le biglie nella, sulla corta inferiore. Eh, non, manovra, trova, una sì, non trova una parificazione buona, concede un travezzino a maggio. Maggio che sicuramente dovrà vincere un po' l'emozione del grande ritorno al palcoscenico delle gare. Un anno è comunque tanto tempo. Maggio 2. Sì, chiaramente i primi colpi, Gianluca... Soprattutto in una manifestazione così importante sono anche un po' di rodaggio, è difficile trovare subito degli ottimi colpi si deve prendere anche un po' di feeling con, con il tavolo televisivo, anche e soprattutto correggimi se sbaglio, con le luci. Con le luci. Con non le sono... È vero che il, le luci del nostro set, del set di Billiard Channel, sono luci molto gradevoli, quindi non danno, non danno fastidio, non sono potenti, sono molto simili almeno nel colore a quelle delle sale biliardo, leggermente più abbondanti in chiave di intensità, chiaramente perché devono offrire la luce giusta al set certo. televisivo. Tanto omaggio alla prima occasione di una biglia frontale, una raddrizzata, li butta in terra quasi tutti, 46 punti, 40 di Castello, 6 di Pallino, però offre una replica a Papini di sfaccio. Sì, braccio di maggio in rodaggio, così come noi siamo in rodaggio, perché questa sarà la, la prima ed unica telecronaca della, che vi offriremo durante, durante la giornata. È una telecronaca fatta per testare le nostre apparecchiature. Saremo con voi a partire da domani e fino a domenica invece per offrirvi la fase finale di questo Gran Premio, fase finale articolata addirittura in tre giorni, 128 giocatori divisi in due giornate di gara, 128 finalisti divisi in due giornate di gara, che daranno, eh, daranno origine a 16 giocatori che nella giornata di domenica andranno a contendersi il titolo di campione di San Vincenzo, forse il titolo più ambito al pari di un campionato italiano, penso. Sì, decisamente. Sponda Biglia per Papini, molto preciso il campione Papini, toscano 56. che realizza 36 punti e si porta avanti nel, nello score. Ben giocato questa da Mario, addirittura 56, non avevo visto sgambettare il rosso. 84-52 il parziale. Vediamo se Maggia ha una replica di Sponda Biglia. Ma apparentemente dalla mimica di maggio non mi sembra già cioè lui no, è, è, si è abbassato e si è subito alzato. Vediamo se sforzerà l'ingresso. Starà sullo sfaccio. Sta sullo sfaccio. Questa, questa è intenzionale. Si sì, si è annotato anche dalla steccata più irrigidita sì, per trovare per proprio questo scambio, sì. bravo. Fisso. papini cerca soluzioni sulla corta superiore soluzioni eh sì, che, che vada gancio a prenderla piena ad affondare le biglie tentativo di divisione forse tutt'altro allora, che semplice questa conclusione se la cava abbastanza bene papini anche se lascia una conclusione di calcio a maggio sì, non era facilissimo andare a bilanciare le forze delle due biglie senza concedere nulla all'avversario di sponda. E Maggio approfitta 36. in modo perfetto dell'occasione concessa gli da Papini, realizza 36 punti e palla avversaria praticamente in mezzo al mare, non penso ci sia nemmeno l'ingresso e la possibilità della garuffa. Eh credo proprio di sì, infatti si dirige verso la sponda corta per affrontare un gancio Papini con tutte le difficoltà del caso. Qua è davvero difficile salvarsi. Di tutto effetto. Sta sullo sfaccio e diminuisce la forza. Bravo Mario. Appena abbondante. Alla fine se la dovesse attaccare a sponda sarebbe lo stesso una buona conclusione non l'attacca a sponda, infatti vedete Maggio che sta giocando un gancio dalla corta un gancio che può portare le biglie in difesa diagonale passando per Maggio il castello, 60. lo fa in modo perfetto Fisso Maggio 60 punti, 96, 96 punti negli ultimi due colpi Maggio si porta prepotentemente avanti, 148-84 Sponda palla in testare intanto per Mario Papini, sul largo, tenta di arginare la furia della tigre di Torchiarolo, che ci mette sotto la stecca, giocherà questo giro tutto biliardo smorzato, qui un po' forse troppo precipitoso Maggio aveva molta fiducia dopo le due conclusioni centrate di calcio. Eh sì, maggio che ha vinto il suo San Vincent, l'ha fatto tre o eh, 4 anni fa se non sbaglio, in finale, in una drammatica finale, vinta contro Giovanni Muro all'ultimissimo tiro. Candela di taglio contro, e abbiamo anche inaugurato lo Strator. Tanto caro a Gianluca il mio giochino. <ride> forza mai banale. Questa Di Maggio che gioca questa candela di taglio okay. contro dando la forza della corta. Proprio perché il pallino si trova bene o male nella sua penitenza di acchito e poteva favorirgli il gioco uno schema difensivo in più rispetto a quello del Castello. Papini sì. però va di calcio. Traversino di calcio, pericoloso. forse è di effetto buono, Gianluca. pericoloso si può bere dalla corta se si gioca veloce. Invece guarda un po' cosa, tira fuori un buon Papini. Non realizza nessun punto, trova difesa, anche se è una difesa attaccabile da una tre sponde di calcio per eh, fisso maggio. Sì, un tre sponde sul largo del castello diminuito di forza, Maggio no, lo centra perfettamente anche questa volta, 32 Maggio, punti 32. per lui. Eh, dopo i primi colpi in cui doveva prendere un po' le misure al tavolo, Gianluca direi che Maggio, soprattutto sulle conclusioni di calcio, una conclusione di prima, la prima raddrizzata e poi tre conclusioni di calcio, ha fatto veramente quasi bottino pieno su tutti i colpi. Ho avuto la fortuna di allenarmi un paio di giorni con lui, era ospite ad Arezzo in una, in una sala biliardo, mi sono allenato un paio di giorni, come ti dicevo, con lui. La caratteristica di Maggio è 9 Birilli che non è un grandissimo realizzatore, infatti è un po atipica, sono un po' atipiche queste marcature così costanti perentorie per lui, però sicuramente, come, come sottolineavi prima Nicola, con delle forze assolutamente mai banali, delle forze di sponda spettacolari che ho visto Maggio. Eccolo inquadrato intanto nel 2 box in fase di impostazione. Il fuoriclasse Brindisino. Striscio di calcio, deve arrivare a giri contati sulla biglia, ma non arriva sulla biglia, stringe troppo quell'angolo per lui, regala 18 punti a Papini nel biglia libera. 18 punti che consentono a Papini di rimanere alla ruota di maggio, 188 a 102 con Papini che può ulteriormente eh, accorciare lo svantaggio con la biglia libera. Chiede all'arbitro Luciano Gerlo. No, non chiede l'acchito. Non chiede l'acchito Papini, vediamo se accetterà la biglia sul posto tirando una candela. Sì. Candela che da quella posizione viaggerà su questo tipo di traiettoria. Vediamolo con lo Strator. Battuta orientata a un paio di biglie dal centro, da quella posizione per andare sul primo birillo della Goriziana. E Papini centra perfettamente questa candela. Papini centra 52 punti. 56. 56. Ma il di testa, sì. Sì. 56 punti. Non cade l'ultimo birillo della fila. e Vediamo se ci va anche il birillo sì, dell'otto sì. Eh si appena eh, sì. proprio la base tutta scoperta. Lo vediamo benissimo. Dalla, dalla Zimutale, infatti, posiziona il birillo il signor arbitro, l'arbitro Gerlo. 188 a 158. Maggio, sforza il 3 di calcio. Mi sembra buona questa. Maggio 16. 16 tutto. punti per maggio. Sì, tutto sommato 16 punti lasciando una conclusione frontale alla Goriziana. Tra l'altro con il pallino che ostacola un po' il movimento della, della Biglia Bianca non è un cattivo affare. Vediamo se Bappini decide addirittura di battere di un passaggio. No, dal brandeggio tira veloce. tirato a rientrare di seconda proprio per evitare il pallino. Rimpalla in seconda passata, col che è peggio che offre un traversino a Maggio, che sarà costretto comunque a batterlo frontalmente. Traversina più passata dalla Viglia Grossa due passate e mezzo, credo. Tre passate e mezzo, quattro. addirittura ne, ce ne pianta quattro maggio. Passa in mezzo nella maggio quarta passata. Che come dice sempre lui, a 9 birilli io gioco sempre per i massimi. 14 punti per lui in questa in questa conclusione di traversino. 218-166, adesso al volo papini di due complicata per trovare un salvataggio e non offrire un'ulteriore occasione a Maggio di, di aumentare il suo vantaggio. È una gran bella presa di palla qui per Papini che sta sul pieno della palla avversaria e pilota le biglie in difesa, tanto che Maggio dovrà andare ad un gancio. Tutto effetto colpo sotto la linea di pancia. steccata era quella giusta stando dal dal giusto al largo. Forse leggermente abbondante di forza. Sì, perché Pappini pare abbia la possibilità e lo vediamo dalla nostra camera diagonale di poter battere una bricolla. Ausiliandosi con un po' di parabola, comunque non è pulita la traiettoria. Posizione plastica di Mario Papini. Un giovanotto eh, me non si ultra 75enne. Non eh. si doveva alzare molto, Papini, o perlomeno doveva paraborà, parabolare, parabolare di con poco effetto. Poco effetto perché quando si va vicino all'angolo, alzare troppo la stecca o perlomeno alzare troppo e dare troppo effetto ti fa fare questo. Parabola di, di poco effetto di cui sicuramente è maestro questo signore che sta tirando in questo momento. 3 di calcio per uh, Maggio, non c'era l'ingresso per i birilli, fa una buona difesa trasversale. Maggio c'è un piccolo spazio tra la biglia bianca e la sponda lunga, vediamo se cercherà di ricavarlo. Senza effetto, Mario Papini. Senza Spingendo effetto è video. bella vista la posizione del pallino, che potrebbe Viene. offrire difesa a Papini. Papini. Addirittura Mario fa la cosa difficile, fa 20, 20. punti. 20 e trova punti. anche la difesa del pallino, nell'80% dei casi, quando il pallino è in posizione d'acchito In questa esecuzione, si riesce, moderando la forza, a trovare un tipo di interferenza, di calcio, di rientro dalla corta. Maggio lo giocherà veloce. 16 punti per fisso. Comunque dalla mimica vedo Maggio un po' emozionato, Nicola, cosa ne pensi? Sì, sicuramente aveva... I primi colpi di Maggio non sono stati ottimi, quello è più che comprensibile. I colpi che ha fatto dopo sono stati eccellenti, adesso è qualche tiro che non trova la strada dei birilli quindi ha sicuramente ah, un po' di bene. apprezzione anche perché vede un Mario Papini che gli sta a ruota e quindi sicuramente dovrà pagare un po' questo scotto del rientro anche se ha già giocato due incontri ma questa è la finale di Girone no, poi rientro e che rientro un conto è rientrare sì, ad una sì, gara, una gara anche regionale. ma anche nazionale eh. un conto è rientrare a San Messico 12 punti per Maggio in questa divisione, però una bella opportunità per Papini, che può giocare un angolo, appoggiarsi a pallino da 4. Il pallino da 4, vale 6 punti, però lo riporterà nella buca in basso a destra dando la forza della corta. Bravissimo, Mario. Eh, questo esattamente è esattamente così. Papini, 32: 32 sì. punti per Maggio. 26 eh, per Papini, 26 di Castello e 6 di Pallino. Maggio in una delle specialità della casa, Spondebiglia di leggero effetto contrario. E la eh, risposta sto parlando a caso di Maggio: 56. 56 punti. Il colpo del campione al momento giusto, grande risposta di Maggio. Su questo tipo di Spondebiglia, fisso a delle medie che sono spaziali. Spaziali, forse alla replica. Ancora Papini sembra orientato a un'esecuzione frontale. Quindi gioca a disfaccio, decide di contenere la corsa della battente di due lunghe. Non, ci, non ce ne saranno più. però, un'ottima conduzione delle biglie. Tre passate e un quarto per Papini. Comunque, un ottimo. Mario Papini, Gianluca, eh, non è assolutamente facile affrontare un Maggio al rientro. Due a di colpo. Tenendo benissimo il campo. Eh. Maggio, 12. Maggio ricava un pallino, ma rimane nella conclusione più facile. Io firmerei un... Tiro, un autotreno di cambiali. Se mi dicessero di riuscire ad arrivare a giocare a biliardo così all'età di Mario. Papini, 38 punti all'andata, 2 al ritorno, 40, 40, ma si vedeva già dalla sua mimica che sarebbe rimasto fuori perché. Non ha fatto il filotto pieno. Ha, sì, fatto, ha fatto il scarso, dalla, palla dalla parte scarsa. scarsa. Quindi ha corso troppo la sua. Ha passato la linea di mezzeria del tavolo. Quindi si espone. Una raddrizzata per Maggio con l'appoggio sul pallino. Con la sua biglia. Potrebbe anche scambiarla. Eh, infatti lui ha tirato a scambiare. Non ha tirato a tenersi probabilmente. 16 punti per Maggio. Vediamo questa biglia se passerà la mezzeria del castello. E questa è, la, è il pedigree di Crocifisso Maggio, la forza di trovare sempre, costantemente, le tre passate e mezza. Per lui sono il biglietto da visita per eccellenza. Tra l'altro, non è caduto il birillo, era appoggiato. Non è caduto il birillo. realizzato 36 punti maggio quel che peggio che sono tutti i birini in piedi eh, penso che sia scacco matto per, eh, per Papini questo Gianluca eh. scacco matto e in una mossa soltanto ci potrebbe essere vediamo se riesco a disegnare di tanto effetto questo tipo Un di lunga, uscita lunga lunga eh. l'apertura una palla che è uno spillo sì, puntare dove si vede di massimo effetto la palla e, pregare. Apre e pregare, la palla apre in prima e poi ribalta in seconda, stretta. Eh, più che altro Maggio gli è partita, partita, partita forte, Giorgio. Sì, Ma lui, lui ha, cercato, sì. ha cercato il tutto per tutto... Uno schema sul pallino. Uno schema sul pallino sì. Prego. Maggio, batte a 3,54. È un potenziale set point perché qualora realizzasse 46 punti di Castello potrebbe anche far suo subito il primo set, Crocifisso maggio eh, tutto, tutto molto 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 bello abbiamo ah, parlato col padrino, però, però, se offre una possibilità a Papini l'ho fatto prima a tirare però secondo me eh, di è un po' complicata la vita perché ci può stare adesso ha fatto quasi un perfetto e potrebbe pagare Spondebiglia pensa a un non perfetto con il pallino in quella zona poteva dare un tiro di rientro a Papini, un Papini che ha comunque 288. No? Eh, se centrasse questa sponda potrebbe impensierire Maggio. Sicuramente, palla è proprio attaccata, eh? quindi bisogna. Eh, infatti, qui bisognava avere il cuore di, di sforzare, mirare a non prenderla. Sì, sforzare di effetto buono, di parabola, mirare sullo scarso. Conclusione molto comoda per Maggio a cui mancano 12 punti e angolo ad allargare in postato stretto Maggio con estrema banalità. Si giudica la prima partita. Chiude il primo set con questi 34 punti. 1-0 per Crocefisso Maggio. Andrà l'acchito Papini nel secondo set, ricordiamo la formula di gioco anche se tutti gli appassionati che ci seguono. La conoscono, è un 2 su 3 a 400, ha i semplici doppi, quindi i birilli colpiti di sponda valgono doppi, mentre sui, sulle conclusioni dirette valgono semplici, il birillo largo 2 punti, il bianco interno 8 e il rosso 10, abbattuto da solo 30. Caro socio, la goriziana la sai. La so. 7 più. <coughs> C'è anche un'altra un informazione di servizio che ci siamo dimenticati di dare. Importante, abbiamo vinto tutte e due la batteria, socio. Sì, infatti, stava per arrivare un uragano su San Benzano e abbiamo messo a dura prova la manifestazione. Eh? Sì, no, tra l'altro, ringraziamo tutti i messaggi solidali che, hanno, che ci sono pervenuti, che hanno capito l'eccezionalità della, sì, sì. della cosa. Tra l'altro batteria molto terminata in modo, la mia soprattutto in modo molto semplice tipo alle 3 del mattino c'eravamo no, alle 3 no ma insomma alle 1, 1 e mezzo non si salva papini su questa esecuzione realizza 4 punti Maggio in una delle specialità della casa, una delle tante. Filotto subito sulla, sulla fila, tre lunghe e centro Vabbè. con la, la battente, con l'avversaria che risale di tre passate e mezzo sotto i birilli, così come va giocata. Giocata in modo perfetto da, da fisso, questa, questa conclusione. Il battesimo di questa palla come filotto alla Maggio non è che sia stato proprio difficile da dare. Eh? Sì. 42-0 a nel secondo set, Papini 2 a modi 3 complesso. Gioca bene solo sull'entrata, questa palla se no si paga giro oppure sullo sfaccio. Ma bisogna. Avere ben presente prima la parte di palla avversale da intercettare. Ad andare avanti questo giro per Maggio. Sì, per rimanere al centro del tavolo con la sua biglia, come è giusto fare a Goriziana. Solo 8 punti per Maggio, che stringe troppo la, la, la traiettoria di questo giro, che però conserva le biglie in difesa centrale. Anche se c'è lo spazio per la garuffa, Gianluca, eh? sì. nei sogni questa garuffa è ancora fattibile. Eccola lì, è disegnata lo Strator. Entra troppo, Papini però divide. Buona forza. In difesa centrale sul lunghe obbliga Maggio a andare forse di 2 di tutto effetto ad affondare le biglie per cercare di sfruttare anche la posizione di quel pallino che si trova ancora nella sua pena iniziale. Eccola qui, la conclusione di Maggio di tutto effetto, che non sarà certamente di misura. perfetta. Anche se questa è una steola un po' fine a se stessa cioè sì, Luca perché anche se non ci fosse stato il pallino sarebbe andato di calcio lo stesso Papini, ci va direttamente dalla lunga anziché giocare di bricolla. Più bella dalla lunga, secondo me. Bravo Buon Mario. 36, 36 punti di pilotata in difesa anche se esiste la possibilità di attacco anche per Maggio con una mezza garuffa mezza garuffa che centra perfettamente la tigre di Torchiarolo 36 punti anche per lui e biglie speculari adesso anche per Pafini che può affrontare anche una garuffa fatto cambio biglia Maggio, vediamo se ci riuscirà anche Papini. Buona, 4 punti sul largo del castello. Noi vediamo se Maggio qui andrà al volo direttamente dalla lunga di sinistra. Due a modi Oppure tre. Si giocherà di due a modi tre. Ed effetto buono appoggiarsi sul pallino con la sua biglia e ricavare un due a modi tre per i birilli. Con Oppure mandare dentro il pallino. Eh, prende la parte peggiore della vita. <ride> Voleva stare internamente. Secondo me ha tagliato tanto. Più tagli, via, eh, sì. più, tagli più la fai stretta. Papini, raddrizzata di una passata ancora, potrebbe addirittura sforzare Papini 14. Complice un rimpallo. Trova difesa Mario Papini, ricolla sul larghissimo del castello. Per maggio, maggio 12. Trova una porzione piccolissima della palla avversaria, realizza 12 punti. Non difende. Papini giocherà uno striscio. È uno striscio a passare il castello, non penso che affondi questo striscio fino all'angolo. Ma io penso che gliela dia la forza perché non è una soluzione che ama lo striscio di misura, Papini. Papini? 20, 20 punti, solamente Gianluca che ci si può esporre a un tipo di conclusione di gancio. Non Sì, oh, sì. Ho sì. detto che non l'ama Papini. <ride> non. <ride> Però lo non che non l'ami tu, eh? Esatto. Anche se il gancio forse per Birilli è protetto dal pallino carica di effetto per garantirsi la parte interna, quindi non evitare il pallino. La palla con, questa, con questo sovraccarico di rotazione a destra non salta in mezzo al biliardo, ma riesce a conservarsi in difesa, una buona soluzione. Ecco, eh, stringe al volo Papini perché quel pallino fa tanta ombra sulla garuffa. Eh. E invece sembra orientato sulla garuffa pochissimo effetto eh, per... sì. deve cedere la corta tiro da manicomio ho già fatto un, laugio, eh, un, sì. un super capolavoro sì, sì. così ma vieni fuori buon per lui che il pallino chiaramente come aveva visto lo difendeva dal giro successivo ma non poteva avere controllo in difesa se non farlo di misurissimo eh? girone per maggio o di calcio o il giro di calcio Giro di calcio. Vediamo se, se scappa dal rimpallo. Eh, siamo in questione di millimetri. Ci passa Maggio. Quindi un ferrotranviere 30... avrebbe fatto peggio. Eh? Sì. 32 punti per Maggio. Un passaggio al brivido: 126,90. È stato per le 5 sponde, Papini giustamente. Di tanto effetto deve fare deve far allungare bene la palla. È praticamente nello spicchio dell'angolo sulla lunga per battere questa 5 sponde. Direi che le traiettorie Gianluca le conosci, <ride> e anche Mario. 60 <ride> punti per Papini. Ha copiato... Lo possiamo dire che prima c'è stato il tiro e tu hai copiato la linea. Hai visto, l'ho visto, visto prima. Ciao, abbiamo un piccolo. Prima dico bravo a Papini, perché è stato lui a realizzare questi 60 punti e poi dico bravo anche a te. Bravo Giadue. Grazie, socio I tuoi complimenti mi confortano sempre, ti commuovono cioè. sempre di davvero... e mi commuovono. Te li ho fatti anche ieri dopo che hai chiuso la batteria. Eh. Eh. Dopo che mi hai raccolto da per terra, <ride> anche tra l'altro. Due al volo, corta lunga per Pappini sullo sfaccio. Il pallino offre protezione. Così un po' meno, però se non si urta. Vediamo la strada e delle biglie. Forse biglien. viene fuori di pochissimo. Vediamo se Maggio ci regala una chicca stretta di due passate e mezzo. Tre scarse ad andare avanti dritto con la battente. Qui non mi è piaciuto Maggio perché se la giochi per spostarti così, rischi Maggio il mondo la... alla Goriziana Buon per lui. Ha trovato una forza la eccezionale, non lascia lo spondabilia. Però è, punti. però è celestiale. sì, perché se si fosse staccato leggermente poteva offrire un'opportunità ad un Papini che ha comunque un vantaggio in questo secondo set, 150-138. Poi questo tipo di conclusioni a Papini sono. Che ci di buono? Di effetto buono per. Striscio di sponde biglia di effetto buono me è stretto con, con la battente. Mamma mia, 56 Papini. 56 punti per Papini. Questa biglia era uno spillo. Gianluca più ha, più. Preso, ha preso la porzione giusta per ricavare questo striscio. A tornare con entrambi le biglie nel quadrato inferiore. Che bravo Mario Papini. Diamo la risposta di Maggio che sta giustamente sul largo del castello. Realizza 16 punti. Un altro capolavoro di fisso maggio risposta all'ottima conclusione di Papini sul tiro precedente e adesso stiamo vedendo un gran bel bigliardo. Eh eh. sì. Qui però andare, andare a toccare questa palla è roba dura, cioè, bisogna, andargli, bisogna andarci solo ed esclusivamente così dalla lunga. Oppure sulla strada del, del 3 per le 5. La biglia in mezzo al mare che è davvero difficile per Papini eh. io penso che vada in accosto di Americana o di due sì, son... e io son... sinceramente sono d'accordo con lui la palla di Carlo Carlo intendo ci fa là di due però questa eh. larga maggio 2 biglia libera che occhio socio <ride> un pelo larga mm. E eh, gli è passata tanto vicino all'andata quando gli si passa troppo vicino all'andata di Al solito poi si gira dietro vediamo la scelta di maggio sfaccio di palla grossa due lunghe centro tre passate e mezzo per lui La scarsa si rischia il rimpallo in terza. Passaggio alla Maggio, eccolo qua. Il Maggio. passaggio 30. con la battente che è velocizzata dopo l'impatto sulla seconda lunga. 32 Veramente. punti per Maggio che si porta a 188 e sempre in vantaggio Papini. Può battere questa bricolla. 206, il suo score è poco più di metà dei 400 punti che deve necessariamente... Marcare per, eh, per arrivare alla bella e allungare questo incontro perché siamo al secondo set. Avanti 1-0, Crocifisso Maggio, buona la difesa da parte di Papini che lega la sua biglia alla sponda lunga, adesso uscita di, di, di accosto. Gianluca, eh? o ci tira? Maggio di solito le batte di colpo, no? non mi stupirei per l'accosto la, per che chiaramente è una traiettoria più larga rispetto a quella di colpo. E sì, qua sì. ci siamo caduti, tutti Papini 2. Biglietta. primo appoggio, anche io ieri sera l'ho fatto Prego. un po' corto. Eh sai, staccare tanto le biglie ti esponi poi a una serie di tigri, bene o male, di un passaggio, anche poteva esserci con un arrivo al pallino. Sì, comunque eh, se giochi un accosto deve essere in un range di, 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 di forza. Qui ha un po' abusato di questa misura. Maggio. Papini accetta la via sul posto. Gioca un passaggio ad andare dietro al pallino da, da tre Dietro al pallino. Tiro antico, si giocava spesso questo tiro. Eh, Papini lo sbaglia sul largo. Vediamo Papini. se il pallino gli fa lo stesso scudo. Eh sì. Maggio sforzerà la garuffa sullo stretto per il pallino con ogni probabilità. Pallino che c'entra ma non difende. Sfaccio adesso per Papini che si trova avanti 16 punti, è arrivato a 200 anche maggio. Non si lascia ingolosire da ipotetiche Soluzioni di, di calcio, ma sta alla regola Papini. Taglia troppo. Eh, taglia troppo, troppo effetto a sinistra. Papini 18. non corre tanto la sua biglia da tornare al centro. Ma più che altro si sviluppa troppo verso l'esterno del castello la biglia di Maggio e si espone a questa raddrizzata di seconda e terza. Mano sul panno per crocefisso. Di solito una sentenza su questo sì. tipo di conclusioni. Eh, poi queste di palla grossa in candelare di terza, erano già in terra. Erano già punti. per terra. Ma è questa forza che ha quella che poi chiude tutte Adio, le strade possibili. Bravissimo Maggio. sul tre passate e mezzo è impressionante. è impressionante: 36 punti e si porta avanti. l'abilità di steccare a fare sempre incandelare la palla in terza e, e l'abilità anche di sistemare gli perché bisogna essere anche bravi a sistemarsi, sistemarsi l'attrezzo eh, per, per far sì che la palla ti faccia questa, questa reazione. E poi lì c'è tanto di quel dono. Papini, dalla lunga... Praticamente senza effetto. E quindi appoggia infatti. Appoggia di lunga lunga. Però col pallino lì se si stacca, si paga il fianchettino. Però penso, eh, penso non ce l'abbia. Eh, Maggio. Tu che hai più occhio di me? No, credo proprio di no. Infatti scapperà via. Oh Marco Giovani che ci scrive: Ma davvero, davvero avete vinto la batteria? Eh, bene sì, Marco? Era La doppia vittoria della batteria veniva pagata non so quanto dai Bookmakers, ma sì, ci davano tipo a Ora, Avevo agevolato molto anche perché io avevo eh, dichiarato eh. la vittoria prima. Eh. Strano perché, no, ma abbiamo vinto perché fondamentalmente perché Mirko Bianchi non ha detto niente. Sì, sì, quindi... esatto, non Mi... c'è stato nessun ieri. Pronostico la Gatto Nero era chiusa. Di... Esatto. Quindi... Nessun pronostico di Mirko Bianchi che. Ci siamo smarcati molto da lui nella giornata di ieri. Sì, sì, lo evitavamo, sì. <ride> lo evitavamo come la peste esatto. ieri. Comunque, caro Marco Giovani, ho visto che passagge, nel passaggio di consegne di maestro tra me e Carlo Diomaiuta ne hai bruciato un altro eh? Proprio oggi sì, la... La... <ride> se l'ha ghiacciato alla prima, eh. Sì, perché Carlo Diomaiuta è stato uno dei, dei, degli illustri eliminati da questa competizione anzitempo ha perso addirittura al primo qua. turno se non erro dopo era di una terza categoria e questo fa capire quanto sia bella la Goriziana, quindi un giocatore anche della categoria, più, una delle categorie più basse, la terza categoria possa addirittura vincere alla pari senza vantaggio a un eh, pluricampione come Carlo Diomaiusa eh sì, due eliminazioni illustri, una su tutte. Il leader della classifica FIBIS Pro, Paolo Marcolino, anche lui ha ceduto il passo. Se non sbaglio, in finale di, di, di batteria. 2.62 a 2.38 per Crocefisso Maggio dopo questo sfaccio di una passata, 26 punti per lui. Anche Andrea Paoloni alla prima partita. Tra l'altro, l'abbiamo visto giocare fare due tiri di allenamento ieri sera. Pare che la prima biglia l'abbia sbagliata dopo tre ore e un quarto di gioco. Eh, la gara può giocare dei brutti, dei brutti scherzetti, <ride> anche più di brutti. Sì. Rimane lungo su questo tentativo di Steola Papini di sponda biglia ed angolo per maggio. Vediamo se giocherà sì. di misura. Una verso il pallino secondo me gioca Ce veloce la a ritornare sul pallino. Le cose. Secondo me non ha giocato a ritornare sul pallino, ha giocato proprio quello che hai visto, ha giocato proprio il centro. Ma è una, è una proporzione, ci potevano essere entrambi gli obiettivi, avesse preso palla più scarsa sarebbe arrivato a pallino, o un po' più forte sarebbe arrivato a pallino. Il centro è sicuramente una proporzione di questo tiro. Non è che sono innamorato sinceramente di questa esecuzione, però... Maggio la gioca in modo splendido. Quindi. Entra troppo di Garuffa, Papini si espone a una bricolla. 2.80 per maggio, a meno 120 dalla vittoria della qualificazione. Quadrato anche Maurizio Landolfo che rimane sul, sul maggio, campo 36. tutto il giorno a controllare i biliardi. Sì, meticoloso in modo assoluto Maurizio. 316 a 238, 36 punti di Maggio su questa bricolla. La risposta di tre sponde di calcio per Papini è una delle ultime chance che ha per rimanere dentro a questo match Papini. Sfila larga non realizza nessun punto anche se arriva in una zona di neutro con la sua biglia attaccabile forse da una conclusione al volo dalla lunga per maggio vediamo se sforza il 3 di calcio se, se sforza, sforza il 3 di calcio è da capace di da dargli la, for la forza del pallino se no ha a di 3 l'importante è stargli dal giusto al largo qua E qui è una proporzione che non si doveva assolutamente prendere perché si va sul centro del tavolo e ci si espone a un traversino di calcio per Papini. Probabilmente Mario lo giocherà di misura, eh? giocherà una traiettoria di questo tipo. È tanto angolata Gianluca. Eh? Sì, sì, ma mh, è da 238 a 316, qualcosa, qualcosa dice deve rischiare. Eh? Puoi non anche non giocarla, farlo. ma... È sai Se lo centri lo, lo, lo tira per la misura, se no lo gioca veloce... Eh, per i pieni. Per i pieni, esatto. Ma come brandeggia tira veloce. 36 6 punti però non torna in difesa e lascia la conclusione assolutamente da non lasciare a un giocatore della colpitura di Fisso Maggio una raddrizzata, andare avanti a pallino. 3 passate e mezzo per Maggio. che realizza 20 punti di Castello e 6 di Paldino ma parlavamo Maggio, sempre di queste 25. tre passate e mezzo di Papini di, di Maggio e ancora una volta sono chiuse tutte le strade c'è il un contachilometro una cosa impressionante 342 a 274 devo andare in accosto dalla corte in basso Papini non credo ci abbia anche se forse ha una strada di 5 sponde eh Sì, strada di 5. Strada di 5, vedendola dall'inquadratura dall che abbiamo visto da parte di France dalla diagonale che si trova proprio su quella diagonale, sembrava ci fosse. Infatti, va a cercarsela. Eccola qui. D'altronde, deve sperare. Vediamo se è di buon auspicio. Il tuo disegno è, come è, stato, è prima stato prima per Papini. Parte. Non si salva, la trova due volte, ma quel che è peggio per lui che rimane di un angolo a spingere per maggio, che qua la può mettere davvero in cassaforte. E qui si è affidata all'impatto sul pallino, la presa grossa. Avesse impattato il pallino, il pallino l'avrebbe spinto ulteriormente verso la buca. Vediamo se Papini ha la possibilità di giocare... Eh, no. Non ce la stecca bassa la steola no. già lui. deve girare qui deve girare e sperare sono un po' troppe da fare eh, anche sì. rim tra l'altro girare dalla lunga infatti va di accosto di no. accosto di va di dalla corta per lo sfaccio probabilmente ma. Ma si prende? Ma gira addirittura, addirittura il tiro addirittura eh, no? c'era il tiro, eh. Ero stato ingannato da questa diagonale che occhio, bravo Mario Candela di leggerissimo taglio dato la distanza abbastanza importante dalla, dalla corta della biglia avversaria e infatti Maggio la graffia esternamente ha tagliato troppo brivido però trova lo stesso una buona difesa centrale vi a Mario mm -hmm. andarci di mezzo colpo adesso l'accosto non è più conveniente, credo. Dovrà giocarla Mario. Però la gioca. Gioca i colpi in testa. Pericolosa, questa dei colpi in testa. Eh, si eh. può finire dentro. Eh. eh, si può finire dentro. L'ha un po' schiacciata poi in uscita. Perché sì. sennò, no, ne... prendendo la stretta da quella posizione, ne avrebbe potuti bere tanti. Ne beve solo quattro. Lascia Traversina a Maggio che giocherà ancora. Solo la biglia avversaria. Dentro sì, il castello sul largo Anche perché di mezzo colpo Si metterebbe sull'angolo E ancora molto preciso sì, Maggio Sul castello Gli conta sì. i giri Anche dentro il castello 16 punti E ancora Quasi tutte le strade chiuse È bravino eh però Di misura questo ragazzo In accosto di lunga lunga Papini Può fare eh, solo questo è eh, un maggio in gran forma. Lunga, lunga palla per Pappini davanti, forse maggio 2, biglia libera. Bah. Ancora più vicino. <ride> Secondo me un po' gli le telecomandi eh, col pensiero. Prego. Dai, si vedeva che era. Eh. gli si passava davanti. Match point per crocifisso Maggio che batte a 366 la palla che vale la, il girone finale di San Vensan. 26 ci sono. Altri 6 di pallino fanno 32, si mette a 3,98, non chiude, ma va veramente vicino. E ancora una volta le tre passate e mezzo di Maggio, che però non ostacolano le due ammodrite di Papini, anche se. Si legherà a quel pallino. Quindi deve trovare una difesa diagonale perfetta, Papini, per non perdere il pallino da 4 dopo. Ho sbagliato diamante. No, Papini si sgancia. Ha, sba da ha quel sbagliato pallino. diamante Mario. Allora, si sgancia da quel pallino Mario, ma lascia la sua intorno al castello non mi ricordo se è lo stesso angolo in cui ha lasciato quello striscio infatti maggio va di 3 ma se, se lo riguarda lui se ne guarda bene di rigiocare di striscio 3 di calcio basta toccare la biglia per maggio realizzare un solo birillo che lo porterà alla finalissima di o venerdì o di sabato a seconda del numero che pescherà quindi passa il turno Maggio vince il girone di qualificazione quindi un ritorno per ora con i fiocchi per eh, Crocefisso Maggio assolutamente, per quanto ci riguarda invece nel ringraziarvi per la cortese attenzione vi diamo l'appuntamento a domani dove cominceranno a farsi davvero serie le cose e noi quando le cose ci, si fanno serie ci siamo e allora da Mirko Bianchi alla Fida Regia Nicola Biondi e Gianluca Nascimbene per Billiard Channel. A domani!